Siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo dei limiti di bilancio per le fondazioni senza scopo di lucro e di come è possibile trovare un equilibrio tra questi limiti e la difesa dei diritti fondamentali degli individui. Lo faremo grazie ai nostri ospiti. A Bene, allora, a tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura a questa puntata, parleremo delle fondazioni senza scopo di lucro. Cercheremo di capire quali sono le principali criticità legali e soprattutto come è possibile conciliare la necessità di un equilibrio di bilancio con la tutela dei diritti fondamentali delle persone. E lo faremo con i nostri ospiti in collegamento, che saluto partendo dal professor avvocato Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico. Ben arrivato. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie e saluto anche il dottor Antonino Salvia, direttore sanitario della Fondazione Santa Lucia. Ben arrivato anche lei. Grazie, bentrovati a tutti. Grazie. Professor Malinconico, dunque, quali sono, come già anticipato in apertura, quali sono le principali criticità legali con cui si devono confrontare puntualmente le fondazioni senza scopo di lucro, soprattutto quelle che operano in ambito sanitario? Ma effettivamente un po' il problema che hanno non solo le ONLUS, ma un po' tutte le strutture che si confrontano con la pianificazione pubblica. Il problema che si avverte in modo consistente è il fatto che per questi investimenti, che sono investimenti importanti per dare una risposta agli aspetti più significativi di questa materia, c'è il problema di una stabilità della regolazione e quindi cioè il cambio di regole può essere lesivo di questa stabilità e soprattutto poi l'aspetto della consistenza di questa regolazione. Faccio un esempio, tanto per essere più chiaro. È chiaro che se, come è necessario, ci sono delle tariffe, e queste tariffe debbono essere rapportate al costo effettivo che deve essere sostenuto da queste strutture. La mancata realizzazione di uno studio preventivo e accurato di costi standard può essere lesivo perché si viene a penalizzare la struttura più efficiente che quindi si dà un'organizzazione coerente con tutte le regole pubbliche per l'accreditamento e così via, e invece magari premiano le strutture che sono invece meno efficienti, meno rispettose di questi limiti. Ecco, allora, in tutto questo significa che la regolazione deve essere efficiente, deve essere preceduta da una se seria istruttoria per poter arrivare a un risultato ottimale. Ecco, non sempre questo succede. Anzi, devo dire la verità, sono stato colpito dal vedere che, ecco, per quanto riguarda ad esempio le prestazioni del Santa Lucia, è stato prodotto dalla Fondazione Santa Lucia uno studio della LUISS che dimostra che questi costi non vengono ripianati in sostanza dall'intervento pubblico e quindi si rischia di imporre da un lato delle stringenti condizioni per quanto riguarda le modalità di prestazione di queste tariffe e ben vengano naturalmente questi limiti.
Però dall'altra parte non si fa un accurato cernita di quelli che sono i costi che ne derivano. Ecco, questo, il rischio è che quindi si vada a creare una disparità di trattamento che può essere anche molto, molto dannosa. Ultima cosa che aggiungo è che la regionalizzazione in questi casi abbiamo visto anche nel recente passato, purtroppo con il Covid, è sì una buona cosa, però certi parametri vanno necessariamente disposti dal centro in modo da dare uniformità, altrimenti si rischia di avere una mobilità regionale tra una struttura e l'altra delle varie regioni, che rischia di appesantire, fra l'altro, il costo del sistema sanitario, nel senso che se alcuni in qualche modo, talvolta irrazionalmente, si pongono da parte delle regioni delle tariffe che non sono coerenti con i costi effettivi, alcuni pazienti vanno in altre regioni e poi la regione che è interessata da questo fenomeno di mobilità va a pagare di più rispetto a quello che sarebbe stato previsto dal suo budget. Ecco, queste sono forme di irrazionalità del sistema che a me sembra siano perniciose per il sistema stesso. La ringrazio, poi naturalmente tornerò da lei con qualche altra domanda di approfondimento proprio in merito, diciamo, ad questi costi, bilancio, però vorrei, visto che ha citato proprio ovviamente la Fondazione Santa Lucia, chi meglio del dottor Antonino Salvia può rispondere allora a questa mia domanda. In che modo riuscite a conciliare da un lato le esigenze di bilancio con la vostra attività di neuroriabilitazione? La risposta è abbastanza facile, perché la Fondazione, che ricordo è uno dei 51 istituti scientifici nazionali, ovvero sia ospedali che legano attività assistenziale e ricerca in maniera assolutamente strettissima, non può che rispondere a quello che è un bisogno di salute. Pensiamo ad esempio che in Italia si verificano ogni anno dai 160 ai 180 mila ictus. Di questi un terzo è gravissimo, quindi abbiamo circa 60 mila persone che hanno bisogno di attività di neuroriabilitazione. Aggiungiamoci circa 1.000 pazienti che hanno una lesione del midollo spinale, altrettanti che hanno avuto un coma. Già questi numeri fanno capire qual è il peso assistenziale sulle strutture sanitarie e quindi sul Servizio Sanitario Nazionale. Oggi stiamo parlando spesso soltanto di Covid, ma in realtà il Covid si aggiunge a questo numero importante di persone che, ripeto, necessitano di neuroriabilitazione. La neuroriabilitazione deve rispondere a dei precisi requisiti e questo è un po' quello che accennava prima il professor Malinconico, cioè il bilanciamento tra costi e evidentemente ricavi. Questi requisiti sono stabiliti per legge, c'è un decreto del Ministero della Salute del 1992 che definisce in maniera molto chiara quelli che sono i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, cioè come deve essere costruito un ospedale, che attrezzature hanno messo all'interno e quant'è il personale. Capiamo bene come questa importante organizzazione ha evidentemente anche dei costi. E su questo, in punta di piedi, non me ne voglia, professor Malinconico, entro in un campo che non è il mio, citando una recente sentenza del Consiglio di Stato che leggo per non sbagliare, proprio quando fa riferimento alla correlazione tra costi e ovviamente anche eventualmente ricavi e quindi scelte strategiche. Il Consiglio di Stato dice testualmente: il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e di programmazione, nel senso che la scelta generale di politica sanitaria, tesa al mantenimento di macro equilibri finanziari, deve trovare fondamento attraverso un'adeguata istruttoria nell'individuare priorità non sacrificabili. E quindi dice molto chiaramente il Consiglio di Stato che cosa dobbiamo fare a livello di programmazione. Quindi la Fondazione Santa Lucia, così come a questo punto tutte le organizzazioni regionali e ovviamente nazionali, non può che tener conto e rispondere in maniera adeguata a queste necessità. Questi pazienti, ovvero sia quel numero molto molto significativo che dicevo prima, hanno bisogno di attività assistenziali che
che non possono essere sacrificati secondo una logica di risparmio della spesa. Questo non vuol dire che dobbiamo spendere in maniera incommensurata qualunque cifra sia necessaria, però evidentemente dobbiamo fare delle scelte anche dal punto di vista della strategia e dell'allocazione delle risorse. La ringrazio, adesso come già detto in anticipo vorrei approfondire proprio a proposito di costi, di bilancio, il tema ancora una volta con il professor Malenconico. Quali sono dunque allora gli strumenti a disposizione delle fondazioni senza scopo di lucro, come ad esempio la Fondazione Santa Lucia, per mantenere l'equilibrio, da un lato l'equilibrio di bilancio e dall'altro garantire i diritti fondamentali delle persone? Sì, questo del conflitto tra i limiti del bilancio, che naturalmente, come diceva il dottor Salvia, ovviamente non possono essere negletti perché sono limiti oggettivi, però devono essere valutati complessivamente. E quindi questo aspetto del bilancio viene non soltanto per il diritto alla salute, che è uno dei primi diritti fondamentali della persona, ma anche in altri casi, questo conflitto tra quello che si dovrebbe fare per realizzare la tutela di questi diritti e quello che sono le ristrettezze finanziarie a cui siamo naturalmente tenuti a rispondere, è stato diverse volte sottoposto anche alla Corte Costituzionale. Ecco, allora, in sintesi, devo dire, la Corte Costituzionale ha pronunciato sentenze nelle quali rileva che effettivamente le esigenze del bilancio pubblico debbono essere considerate e che quindi in certi casi, dolorosamente, certi tagli lineari, quindi, come dire, a prescindere dal tipo di prestazione, è proprio per il fatto che si tratta di salvaguardare il bene supremo della Repubblica, possono essere previsti. Ma ha anche detto che c'è un nucleo incomprimibile di diritti che debbono essere in ogni caso salvaguardati. E quindi a questo riguardo devo dire che l'altro aspetto importante che emerge dalle sentenze della Corte Costituzionale è che cioè ci debbono essere questi limiti e quindi sono indiscutibili, però non può essere che un limite dipenda da scelte illegittime del legislatore, chiunque esso sia, statale o regionale. Mi spiego meglio. È chiaro che se vanno allocate in modo corretto queste spese che riguardano i diritti fondamentali della persona, e il legislatore che approva il bilancio pubblico che deve porsi il problema di come far quadrare, fare quali scelte realizzare in un caso o nell'altro, come si diceva prima. E quindi non è possibile che una scelta illegittima, discriminatoria, per dire, per fare l'esempio massimo, no, di questa eventualità, non è possibile che una scelta discriminatoria sia giustificata con limiti di bilancio, perché bisogna che il bilancio sia appostato correttamente, legittimamente, tenendo conto delle prestazioni che vengono effettivamente rese e non invece in forma di giustificazione ex post di una scelta scorretta fatta a monte. Ecco, per venire alla Santa Lucia, è chiaro che se le prestazioni che sono richieste da un certo tipo di paziente, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato nella sentenza che citava poco fa il dottor Salvia, se si riconosce, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato, che certi pazienti
hanno diritto ad avere queste cure di un certo livello, non è possibile, non è legittimo che la regione si comporti diversamente, quindi esponendo a rischio questi pazienti in modo da conculcare il loro diritto alla salute, perché in questo modo si realizza una lesione del loro diritto. Insomma, in altri termini, una cosa è un aspetto che ci costringa tutti a una ridefinizione del budget sanitario. Una cosa è invece discriminare prevedere che non ci siano cure adatte, accurate, appropriate nei confronti di certi pazienti. Perché ci sono ragioni di bilancio e sono aspetti diversi, perché in questo ultimo caso l'effetto è dovuto a una illegittimità della previsione. Concludo con una ulteriore considerazione. Questi limiti del bilancio spesso vengono, come dire, valutati in modo miope, perché si pensa all'immediata spesa e mi riferisco soprattutto alla neuroriabilitazione, all'immediata spesa di questi interventi, ma non si considera che il mancato intervento corretto in questi casi significa che poi alla fine sul bilancio pubblico si caricano oneri di assistenza di pazienti che non vengono recuperati, quindi con un aggravio sostanzialmente del bilancio pubblico che meglio potrebbe essere utilizzato per realizzare queste cure tempestive, per un recupero della funzionalità di questi pazienti, in modo anche da non aggravare le risorse pubbliche con interventi assistenziali che altrimenti sono necessitati e sono quindi scontati. La ringrazio, professor Malinconico. Io chiudiamo, diciamo, questa prima parte di doppio binario con un'ultima domanda veloce che vorrei rivolgere invece al dottor Salvia. Che tipo di misure potrebbero dunque tutelare meglio, maggiormente, lo sviluppo delle vostre attività? Beh, prendo spunto da quanto ha detto poc'anzi il professor Malinconico. Noi abbiamo necessità di tutelare e prestare attenzione maggiore a quelli che sono i bisogni del paziente. Il professor Malinconico citava una neuroabilitazione non fatta o fatta non correttamente. Beh, basti pensare che questa attività, cioè un'attività di neuroabilitazione che non è stata adeguatamente erogata al paziente, complessivamente ogni anno incide sulla spesa sociale, intesa come pensione di inabilità e accompagnamento, per quasi mezzo miliardo di euro. Quindi immaginiamo questo cosa vuol dire su grandissimi numeri come quelli che ho appena fatto. Secondo aspetto, è evidente che dobbiamo in qualche maniera anche provare a organizzare meglio sul territorio nazionale le strutture di neuroabilitazione. Oggi purtroppo sono troppo poche rispetto a quelle che sono necessità. Quindi se riuscissimo a organizzare su ogni singola regione delle strutture che hanno i requisiti che prima citavamo, cioè di questo decreto del 92, sicuramente risponderemo meglio anche ai bisogni di salute della popolazione. Ancora è necessario magari prevedere anche, e questo pure ho accennato il professor Malinconico, delle tariffe che tengono conto dei maggiori costi che strutture di neuroabilitazione, come appunto il Santa Lucia, sostengono ogni anno. Considerate che noi rispetto a una struttura di riabilitazione ordinaria abbiamo uno standard di personale che è 2 volte e mezzo. Questo evidentemente non può essere remunerato con la stessa tariffa che viene a questo punto utilizzata per le strutture di riabilitazione ordinaria Codice 56. E da ultimo, ma non questo meno importante, questa attività di assistenza all'interno della fondazione è certamente importante perché risponde anche a dei criteri che vanno al di là della sola assistenza. Da noi si fa anche ricerca e si dice che una struttura che fa ricerca è anche una struttura che tendenzialmente riesce a curare meglio i propri assistiti. Quindi sicuramente investire in quella che è l'attività di ricerca traslazionale, cioè che trasferisce dai laboratori di ricerca al letto del paziente i risultati. Per
Questo consentirebbe ad esempio anche di poter far tornare in Italia tante brillantementi di nostri giovani ricercatori che sono stati costretti a andare all'estero. E noi evidentemente su questo abbiamo già una grossa esperienza perché tanti dei nostri ricercatori vanno all'estero e poi ritornano per poter dare una risposta in termini di salute ai cittadini del loro paese. Dottor Salvia, io la ringrazio e la ringrazio anche per i suoi preziosi, insomma, per il suo prezioso contributo in questa prima parte di Doppio Binario. Grazie a voi. E Grazie anche da ringrazio parte mia, ovviamente dottor anche al Salvia. professor, ringrazio anche il professor Malinconico che già mi ha risposto, ecco, ma con lui ci vedremo anche nella seconda parte di Doppio Binario. Quindi a tra poco. Grazie. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Abbiamo parlato dei limiti del bilancio e dell'equilibrio da trovare tra il bilancio e la difesa dei diritti fondamentali. In questa seconda parte parliamo invece di ricerca, dello stato dell'arte in Italia e anche di come appunto nel lato pratico la Fondazione Santa Lucia sta valorizzando la ricerca nello sviluppo della propria attività. Lo faremo grazie ai nostri ospiti che introduco e vi presento, il professor Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico, ancora con noi. Buongiorno e benvenuto anche da parte mia. Buongiorno Buongiorno a tutti quanti, grazie. professore, e il professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia. Benvenuto anche a lei. Grazie, buona serata. Grazie a lei per essere con noi. Professor Malinconico, parto da lei e le chiedo appunto per quanto riguarda la ricerca, in che modo e soprattutto se viene incentivata in Italia. Prego. Ma è una domanda che mi porta ad essere schietto, nel senso che da noi la ricerca non viene particolarmente incentivata e questo spiega anche la difficoltà di svolgere ricerca nel nostro paese, anche se ci sono professionalità senz'altro all'avanguardia, però questa competenza che abbiamo certamente non viene adeguatamente valorizzata. E questo è veramente un peccato perché la ricerca, lo dico io che lo dico come profano, insomma, ovviamente di questa materia, soprattutto in campo sanitario, però la ricerca è veramente, il nocciolo, da cui poi partono diverse iniziative. Da quando mi sono occupato della neuroriabilitazione assistendo il Santa Lucia, ho capito bene quanto sia importante perché si tratta di un'attività, questa della neuroriabilitazione, un'attività interdisciplinare. Che quindi richiede un gruppo di professionisti di alto livello che si misurano con i diversi aspetti della neuroriabilitazione, e questo si può fare solo se c'è un bacino significativo di utenti, di pazienti che possono essere curati, perché il numero non è soltanto un fatto quantitativo, ma significa venire a contatto con una serie di esperienze che vengono portate da questi pazienti in modo da aumentare considerevolmente l'esperienza e quindi anche la possibilità di superare certe situazioni che sono attualmente magari viste come molto complicate. Ecco, allora la ricerca ha una valenza fondamentale. Certo, perché non troviamo queste difficoltà da noi? Perché
Perché io credo che innanzitutto manca una pianificazione e quindi il ricercatore non può mai avere una certezza di risorse che vengono destinate a quel settore, quindi sta in situazioni di difficoltà. Anche per questo profilo. E poi c'è una scarsa propensione da noi per la pianificazione della ricerca, che è appunto anche un altro elemento fondamentale per dare profondità a questi interventi. Aggiungo che, per esempio, certe malattie genetiche che avrebbero bisogno di grande esperienza e grande ricerca per poter arrivare a certi risultati positivi, hanno bisogno di un investimento e di una durata di investimento significativa. Ecco, se non c'è questo, se quindi non c'è questa continuità di risorse, non si riesce a realizzare l'obiettivo che ci si prefigge. E d'altra parte, ecco, è chiaro che in questi casi anche il finanziamento privato può essere importante, ma ripeto, è chiaro che certe malattie che hanno una minore diffusione e sono quindi in situazione di maggiore difficoltà, in questi casi è lo Stato che si deve dar carico di fare questi investimenti perché altrimenti si rischia di discriminare Certo. queste patologie genetiche. Certo, ecco, professor Caltagirone, ha già accennato il professor Malinconico, riguardo all'importanza che riveste la ricerca nella vostra specifica attività. Se, ci può dare un quadro, ancora più preciso, ecco, prego. Sì, guardi, intanto grazie di offrirmi questa opportunità di presentare anche questo che è un cardine della Fondazione Santa Lucia, in quanto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Noi ci occupiamo naturalmente di assistere pazienti che hanno lesioni importanti del sistema nervoso, sia centrale, soprattutto centrale, ma anche periferico, e abbiamo tra i nostri compiti il cardine di attuare e di programmare una ricerca sistematica nel campo delle malattie del sistema nervoso, secondo l'ottica della ricerca traslazionale, cioè in altri termini sono i bisogni dei pazienti, le osservazioni che vengono fatte in corsia che motivano un'interazione con i ricercatori clinici e i ricercatori di base per appunto programmare e individuare quali siano le richieste e poi le risposte possibili ai bisogni dei nostri pazienti. E tutto questo in tempi relativamente rapidi, focalizzandoci appunto su un circolo virtuoso che dalla corsia, dai reparti, dalle stanze di degenza va verso i laboratori e viceversa. Questo è un compito fondamentale dell'istituto e devo dire che nello spazio di un numero anche limitato di anni, siamo stati riconosciuti come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel 1992, abbiamo raggiunto una posizione importante nell'ambito del panorama italiano della ricerca nell'ambito delle neuroscienze cliniche e della neuroriabilitazione. Di fatto i nostri ricercatori, che sono diverse decine, un centinaio di ricercatori che sono attivi sia nelle corsie che nei laboratori preclinici, svolgono un'attività di ricerca che viene misurata con diciamo, quelle che sono gli indici bibliometrici che attualmente vengono utilizzati a livello internazionale e raggiungono delle valutazioni che sono particolarmente importanti, oltre 2000 punti di impact factor, che sono quindi diciamo delle valutazioni che si riferiscono alla produzione in termini di quantità, ma anche di qualità delle pubblicazioni scientifiche, delle informazioni che vengono raggiunte. E questo varia, diciamo, in diversi ambiti, nell'ambito della
ricerca preclinica, la biologia molecolare, i modelli animali di malattia, fino a diciamo, delle soluzioni che arrivano ai nostri pazienti come la robotica per i pazienti che hanno lesioni del sistema nervoso del midollo, pazienti paraplegici o tetraplegici, o addirittura l'utilizzo di tecniche come la Brain Computer Interface che permette di, come dire, di offrire a pazienti con di grosse difficoltà di movimento, ma anche di grosse difficoltà cognitive, come capita di solito nei pazienti che hanno lesioni del sistema nervoso centrale, di avere un rapporto con l'ambiente, con i circostanti e avere poi delle strategie di recupero funzionale che sono attraverso la neuroriabilitazione, che sono di particolare rilievo e che ottengono degli ottimi risultati. Naturalmente il tema delle risorse è centrale in questo ambito Sì. e la continuità delle risorse lo è ancora di più, come veniva sottolineato in precedenza dal professor Malinconico. I ricercatori del nostro istituto sono particolarmente abili nel cercare soluzioni e cercare risorse potenzialmente utili. Voglio solo ricordare che l'anno scorso si è celebrato il quarantennale del Servizio Sanitario Nazionale e che nella legge istitutiva viene previsto che l'1% del fondo del Servizio Sanitario Nazionale sia dedicato alla ricerca, appunto alla ricerca traslazionale. Nei fatti, fino ad ora, questo valore dell'1% del fondo generale del Servizio Sanitario Nazionale, che sono oltre 100 miliardi di euro, non ha mai toccato questo rapporto, non ha mai raggiunto delle cifre. Di solito non supera lo 0,4-0,5, cioè meno della metà di quello che veniva previsto nel momento dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Certo. Speriamo che questo trend possa modificarsi e permetterci di trovare delle soluzioni che sono misurabili in termini di minor sofferenza per i pazienti e per le loro famiglie e soprattutto un recupero di abilità che altrimenti finirebbero col produrre una situazione di sofferenza psicologica oltre che fisica e anche una minor capacità di essere autonomi Certo. e quindi di pesare su altri versanti che sono quelli appunto dell'assistenza sociale. Assolutamente, assolutamente. Professore, grazie. Io do la parola al professor Malinconico. Le chiedo, già abbiamo accennato, insomma, quali tipo di interventi sarebbero necessari per incentivare maggiormente la ricerca e la risposta è le risorse. Le chiedo, appunto, se ci sono anche altre misure che potrebbero favorire lo sviluppo della ricerca in Italia. Ma certamente, come diceva il professor Caltagirone, questo delle risorse, della continuità è importante. Devo dire che anche a questo riguardo, quello che si diceva all'inizio, cioè come conciliare le ristrettezze del bilancio pubblico con queste esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui prima di tutto il diritto alla salute. Questo è chiaro che ci deve essere un punto di equilibrio, però bisogna che questo equilibrio sia ricercato con soluzioni tutte legittime. È chiaro che se, ad esempio, come ricordava il professor Caltagirone, dovrebbe essere destinata alla ricerca, e soprattutto, ecco, come nel caso della Fondazione Santa Lucia, la ricerca traslazionale, cioè quella che poi comporta il trasferimento a certe nella pratica, insomma, della cura, questi aspetti sono assolutamente fondamentali e quindi il limite del bilancio è importante, però deve essere coniugato in modo corretto perché le risorse vanno trovate,
magari evitando sprechi da altre parti, ma non a danno della ricerca, che invece è la molla su cui si regge non solo il nostro futuro, ma anche proprio la possibilità di realizzare obiettivi sempre più performanti, come veniva ricordato giustamente. Quindi, in effetti, questo è forse il primo profilo. Sì. L'altro profilo importante è l'aspetto come dire, stabilità della regolazione. Occorre che ci sia che chi opera nel campo della ricerca sia in qualche modo confortato dal fatto che a prescindere dalla varietà o va dalla variazione del quadro politico, però che c'è una consistente volontà di sviluppare questi aspetti della ricerca. Aggiungo anche che evidentemente noi come europei e soprattutto come italiani, che abbiamo appunto queste competenze specifiche, dovremmo proprio puntare su questi aspetti che sono di lavoro, per dir così, qualificante. Non possiamo certo competere con paesi in cui la manodopera è molto meno qualificata e quindi integrata, ma in questi casi noi abbiamo la possibilità di competere ad alti livelli e quindi sfruttare soprattutto questa capacità per poter essere trainanti e non invece al traino di altri paesi. Ecco, quindi la ricerca, non solo in questo caso naturalmente, ma particolarmente in questo caso, come ha dimostrato anche il Covid recentemente in materia sanitaria, significa proprio poter svolgere un ruolo da protagonisti in un mondo globalizzato, ma che in qualche modo va a premiare quelle che sono le professionalità più avanzate, ecco, per dire così, e non certo quelle che invece riguardano aspetti più manuali, per dire così. Certo, assolutamente. Ecco, professor Caltagirone, se possiamo entrare più nel dettaglio proprio riguardo le iniziative che mettete in campo per la riabilitazione dei vostri pazienti. Abbiamo parlato chiaramente dell'importanza della ricerca e dello sviluppo di tecnologie innovative, ma so che appunto sviluppate anche tutta una serie di attività e so appunto che anche lo sport, ad esempio, svolge un ruolo molto importante. Prego. Sì, è così, senz'altro. La nostra attività, della dimensione della ricerca traslazionale, è un'attività che è diretta specificatamente ai nostri pazienti e certamente, i cardini sono quelli anche della prevenzione, che è una delle carenze più importanti nel nostro paese, delle malattie, ma quando si verificano delle malattie gravi come quelle che conseguono le malattie cerebrovascolari o i danni traumatici del sistema nervoso centrale o eventualmente anche le malattie neurodegenerative, c'è necessità di avere a disposizione degli strumenti che siano efficienti e capaci di ridurre la disabilità che consegue queste lesioni e di produrre dei risultati efficienti nel miglioramento dell'autonomia dei nostri pazienti. Certo, da un punto di vista motivazionale è anche molto importante utilizzare, per esempio, lo sport, e soprattutto nelle classi d'età più giovani, e questo è un potentissimo, aspetto motivazionale, come molti dei nostri atleti paralimpici hanno dimostrato. Noi abbiamo delle squadre di basket in carrozzina, di nuoto, di scherma, di tennis da tavolo, e questo è certamente un aspetto che permette, da un punto di vista, ripeto, motivazionale,
i pazienti che si rivolgono alla nostra attenzione di essere, come dire, più motivati il possibile per riprendere e utilizzare le risorse residue, come si dice. Ma al momento è già possibile avere a disposizione degli strumenti molto efficaci per migliorare in funzione anche di quelli che sono dei principi di recente acquisizione sul versante scientifico, cioè la plasticità del sistema nervoso e la sua capacità di rimodellare le proprie funzioni, finalizzandole ad un'acquisizione ulteriore di funzioni che possono essere utili e sfruttate, potenzialmente utilizzate nel campo della neuroriabilitazione. Ho già fatto l'esempio in precedenza della Brain Computer Interface. Beh, la Brain Computer Interface è diciamo, una metodica che utilizza i potenziali bioelettrici cerebrali e nel momento stesso in cui si permette di interagire attraverso come dire, degli strumenti semplici che possono essere comandati da un computer che a sua volta è comandato appunto da questi potenziali bioelettrici cerebrali, si generano delle modificazioni del nostro sistema nervoso che permettono il recupero funzionale. Queste sono delle acquisizioni recentissime, straordinarie, e che non possono non essere messe a disposizione del maggior numero di persone possibili e che sono il risultato di anni di ricerche di laboratorio che hanno permesso poi questo tipo di realizzazioni pratiche. Il tema diciamo, delle opportunità di coniugare ricerca e assistenza è un tema irrinunciabile per il nostro futuro. Ed è un tema che permette naturalmente di avere a disposizione poi anche personale qualificato ulteriormente nell'ambito della neuroriabilitazione e di acquisire dei risultati che altrimenti sarebbero stati impensabili fino a qualche anno fa. Lei pensi che nel campo delle malattie neurodegenerative si è reso evidente che la stimolazione cognitiva, la stimolazione neuroriabilitativa sono in grado di contrastare anche gli effetti terribili di certe malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, come il morbo di Parkinson, come la SLA e permettono ai nostri pazienti, se seguiti adeguatamente, se sottoposti a dei training neuroriabilitativi adeguati, di avere una qualità di vita molto, accettabile, migliore di quella che avrebbero avuto se non ci fossero stati questi strumenti che attualmente sono già disponibili. Certo. Professore, grazie per essere stato con noi, complimenti davvero per la vostra attività, direi cruciale. Grazie anche al professor Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie di avermi permesso Grazie molte, di esprimere. grazie anch'io al professor Caltagirone. Grazie. Esatto, al professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia. Grazie. Grazie, grazie molte. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.